settimana prossima a Milano c'è un grande evento, che è il Salone del Mobile. Sì. Ne avete sentito parlare? Durante il Salone del Mobile noi stiamo organizzando una serie di riflessioni, le chiamiamo talk in inglese, infatti T sta per talk, di riflessioni su come sarà il posto di lavoro del futuro, il lavoro del futuro. E ogni riflessione sarà moderata da un moderatore, io sarò il moderatore della sessione sull'organizzazione. Gli altri talk saranno l'architettura, poi l'ambiente, l'identità e le emozioni. Cosa pensate dell'organizzazione, secondo voi? Come sarà l'organizzazione del futuro, il posto di lavoro? Ci sarà un posto di lavoro? Esatto. Che ci facciamo tutti? Ci sarà. Che ci facciamo tutti? Futuro ravvicinato, futuro lontano, poi dipende da voi. Da domani in poi. Da domani in poi, come ci... Ma io credo Tutta male. Che, anche se credo che l'evoluzione alla fine sarà purtroppo quella del lavoro a casa. Del lavoro a casa. Credo che la tendenza sia... Perché dice purtroppo? Ma perché io sono convinta che in ogni caso il fatto di andare in ufficio, di vedere altre persone, che non sia interagire con una macchina e quindi... Ovviamente da un punto di vista pratico è estremamente utile ed importante perché si alterano distanze, non c'è bisogno di portarsi negli Stati Uniti piuttosto che in Alaska, però viene a mancare quello che è il contatto, diciamo, quotidiano con... Questo è interessante perché non, diciamo, non tutti, molti dicono ah, ma come sarebbe bello poter comodo poter lavorare di casa, oppure anche dal punto di vista ambientale dicono ma tutti questi spostamenti, se si fosse a casa potremmo contribuire, però lei ha centrato un punto fondamentale che è quello della relazione umana, che il lavoro aiuta anche, voglio dire, a realizzarsi e a sviluppare la propria identità. Sì, perché se no in casa con le macchine e basta si diventa una specie di monadi, sì, no? È proprio senza un confronto, cioè, con, scherzando con gli i colleghi a volte capita di dirlo, cioè, fossi a casa neanche mi vestirei, ma questo è vero. No. Uno si può mettere una camicia sotto essere in mutande. Beh, penso che questo sia soprattutto negli italiani, che vanno al lavoro, voglio dire, curati. Certo. C'è chi, diciamo, in altri ambienti, in altre culture si va al lavoro come capita. No? Un po'... No, ecco, stiamo facendo queste riflessioni qui, vi chiederete perché durante il Salone del Mobile. Il Salone del Mobile uno lo associa al mobile, anche per questo, l'arredamento d'ufficio, però abbiamo voluto lanciare un po' questa sfida, se volete, culturale, è solo culturale, perché pensiamo che Milano, che ormai è riconosciuta a livello internazionale per il Salone del Mobile, lo chiamano Salone del Design adesso, no? Diventa anche un momento di riflessione, e penso che a Milano, di cui conosciamo più l'anima produttiva, no? Molto workaholic, però penso che possa dare anche un contributo almeno su come sogniamo il posto di lavoro del futuro. Lo so che oggi parlare di posto di lavoro è difficile, però è giusto parlarne, soprattutto immaginarlo, soprattutto capire. Qualche commento, qualche altra riflessione? No, io concordo con lei perfettamente, anche a me non piacerebbe essere relegata, direi, in casa. Potendo scegliere invece, cioè dare la scelta. O magari fare un mix, per esempio uno o due giorni stare a casa. Quello sì. Cioè stare sempre a casa, sono d'accordo che sarebbe una sorta di esilio forzato, no? Che poi... Quello potrebbe essere anche utile, secondo me, anche da un punto di vista di organizzazione del lavoro, perché proprio organizzazione intendo tempistica del lavoro, perché una delle cose che a me molto spesso pesa è il fatto di dover essere all'ufficio tra le 8 alle 9, le 5 alle 6. Perfetto. Quando uno fosse a casa per due giorni, si non dorme, non ha voglia di, si alza alle 4, fa quello. Quindi che la flessibilità fare. Anche. Chiaramente questo poi dipende. Ma le aziende come le prendono, secondo voi, oggi come la prendono? Voi che tipo di organizzazione siete, pubbliche, private? Io lavoro in una compagnia di assicurazione. Privata, quindi, diciamo. Sì, lei... professionista. Quindi privato anche. Sì. Però non è una grande organizzazione. Misto, nel senso che ho dei corsi con l'università, ma per il resto è... Forse il libero professionista, diciamo, è già più abituato, no, su questo tipo. Chi lavora sì, invece però, in un'organizzazione... Io voglio anche, c'è stato un momento in cui sembrava che questi corsi dovessero andare a morire, e quindi pensare di dover solo lavorare in casa, eccetera, non mi piaceva per niente. Dico, voglio poter uscire, vestirmi, truccarmi. Perché in fondo il lavoro è comunque un'occasione anche un po' per slegarsi da quella che è solo la vita di casa, no? Infatti.
è un diversivo quasi alle attività quotidiane. Sì, perché sennò appunto è vero, cioè magari a volte lo si vive come la costrizione, no? La giornata brutta, madonna, mi tocca uscire, che uno girerebbe fianco sotto il piumino in certe giornate, però d'altra parte però avere l'occasione che mi porta fuori casa in contatto con altra gente, eccetera, lo trovo più stimolante. Anche il confronto sempre con le altre persone, soprattutto sul fatto di cronaca. Posso farmi una domanda che a me viene, ma secondo voi è una questione anche di generazione? Cioè io la penso come voi, a me non piacerebbe stare a casa, però vedo che i miei figli o altri ragazzi, penso di sì, loro sono più abituati anche a interagire, io non sarei capace di interagire, cioè a distanza, esatto, cioè ho bisogno anche di così di del face loro face. Forse sembrerà nostalgico, ma in realtà secondo me le ultime generazioni che hanno avuto degli amici in carne e ossa, che cui bisognava uscire per vedere l'amico, è vero, cioè voi state lì a parlare, esatto. Sì, infatti né io né lei siamo iscritti a Facebook, abbiamo un rifiuto per tutto questo che invece è il nuovo mondo, come pensate che questo possa impattare sull'organizzazione? Sul lavoro, del lavoro. Eh sì, probabile che sarà magari sempre più sviluppato. Perché loro sono più abituati magari a usare questi strumenti. Assolutamente. Sì, quindi secondo me sentono anche meno la necessità dell'interazione. Esatto, della condivisione sociale, della parte comune di. Noi siamo stati intrusivi, perché voi stavate tranquillamente. Scusate, siamo stati intrusivi, ci siamo. Lei però ha chiesto, possiamo fare una domanda, avremmo potuto dire di no. Vi assicuro che è più imbarazzante per me chiedere che rispondere. Grazie, grazie. Niente, per grazie, arrivederci. Buon lavoro. Abbiamo parlato di persone che sono. Non usano Facebook, non usano, e quindi è anche interessante avere il loro feedback, però erano molto aperte, sì, sono state molto carine, molto. E adesso a chi tocca? Ci sono dei concorrenti. Mi chiedere ai ragazzi, ah, no, non lavorano, però potrebbero, ma studenti. Dentro. Proviamo? Proviamo? O ci sono questi altri signori dietro? No, no. Fastidio. Proviamo. Facciamo proprio una domanda. Non parliamo più di italiano. That's awesome. You speak English? Yes. Can we ask you just a question? Yes. You know that next week here in Milan there's going to be a big event? You know? No. No. Next week is every year is the International Furniture or Design Week. Okay. You know about this? No. No. Ah, okay. It's going to be a big event, the biggest event. We arrived yesterday. Ah, okay. So will you stay here next week? No, we go on Sunday. This Sunday? This Sunday we go. Ah, okay. It's where are you from? Switzerland. Oh. Ah, from Switzerland. Good. By the way, our organization, we are organizing a sort of a series of talks. It's a Swiss organization from Lugano. So it's the Italian part, Italian speaking part of Switzerland. Okay, we will talk about the organization of the future, the workplace of the future. What do you think about the workplace of the future? If you don't want to ask, we will go. It's up to you. How do you imagine the workplace of the future? The place in where you we are gonna work. Okay, as in my future, all of. Well, it's up to you, personally or. What do you imagine for you, for your what's work? What's going to be? It's difficult to know. Maybe in Switzerland, wherever you. Maybe not in Switzerland. Why? Don't know. I want to see a different world and work on other countries to see how is it there. So, yes, going out. So you are imagining an international career? Yeah, maybe not career, but yes. International, going to see something.
traveling mobility, a lot. Mobility. Traveling a lot. Mobility. It's important. You think it's going to be important in the future? I think so. Yes. So to see something. So, yes. Thank you. You're students? Yes. Yes. Ah, okay. You're still students, so you yes. don't work yet. What do you study? We have worked. So we have 2 years Okay. Mechanical engineer? Yes. So. Okay. And what's your field of study? General field, so to go high, tire schools. So it's matura. Liceo, maturità. Okay. Then you can engineer schools when you have this. Okay. Ah, okay. Okay. Thank you very much. Thank you very Enjoy much. Your stay. Bye. Bye. Beh, loro erano ancora giovani. Sì. Non sanno neanche cosa li aspetti, forse. No. Io inserirei la strada del ritorno.